È la nuova frontiera dello spionaggio, un intrigo internazionale che corre su un filo di connessione. Non siamo in Russia, ma a Roma, una clamorosa centrale segreta di raccolta dati riservati, scoperta dalla nostra polizia postale in un garage della capitale. Computer infettati e infiltrati, informazioni sensibili rubate, trasferite oltreoceano e meticolosamente catalogate negli Stati Uniti tramite server sequestrati con la collaborazione dell'FBI. E una mole di documentazione da fare invidia ad un servizio segreto, quella che due fratelli, Giulio Chionero, ingegnere nucleare, e Francesca Maria, casalinga, residenti a Londra ma noti nel mondo dell'alta finanza romana, hanno sottratto abusivamente in 6 anni da ben 18.000 PC intercettati grazie ad un virus mascherato da comune allegato e denominato iPyramid, occhio della piramide in inglese, un classico dell'iconografia massonica. Una volta penetrato nel terminale è in grado di sottrarre password e credenziali perché vede ogni tasto digitato. Questo può lasciare sbalorditi per la portata, la caratura dei soggetti che ne sono protagonisti, ma non ci deve in realtà stupire, perché queste sono le nuove frontiere e la mancata educazione a proteggere i nostri dati porta a situazioni così eclatanti. Tra le personalità spiate, gli ex premier Renzi e Monti, il presidente della BCE Mario Draghi, ministri, uomini della Guardia di Finanza, imprenditori di spicco e perfino due collaboratori del cardinale Gianfranco Ravasi, dal 2007 presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Oltre che banche, enti pubblici, studi professionali e tanti appartenenti alla massoneria, di cui anche Occhio Nero faceva parte con il grado di maestro venerabile. Trovati dagli investigatori collegamenti con la cosiddetta P4 e il faccendiere Luigi Bisignani. Un'indagine durata 9 mesi scaturita dalla segnalazione di una mail sospetta arrivata all'ENAV. Nessun ricatto noto al momento. I profitti immediati venivano dalle intercettazioni in ambito finanziario, ma secondo gli inquirenti è stata messa a rischio la sicurezza nazionale. Non c'è un vero e proprio mandante. Quelli che hanno perpetrato questo crimine non sono soli nello scenario, perché il mercato richiede costantemente soggetti che, etichettati come hacker, altro non sono che criminali capaci di dribblare qualunque genere di protezione. E questo naturalmente va a incidere sulla politica, sull'economia, sulla finanza, sul nostro vivere quotidiano.